Bentornati in un nuovo video. Non fate caso che rimbomba tutto perché questa è la nuova stanza di mia sorella. Come vedete il nuovo muro rosa, quindi ne ho approfittato. Però naturalmente è ancora vuota, quindi rimbomba. Comunque questo è il nuovo video dei cluttering delle scarpe. È un video che ho visto da Chiara, quindi insomma ci tenevo a dirvelo, perché poi se no mi dite che copio persone. No, semplicemente mi è piaciuta l'idea, dovevo farlo, ve l'ho registrato. Quindi spero questo video vi possa essere utile. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao! Allora, questa è la mia scarpiera, che è una mega cassettona di Ikea. Qui sopra tengo la mia Funko Pop Collection, per ora, naturalmente, perché sapete che sono in fase di cambiamento camera. Però comunque, come vi ho spiegato prima, voglio assolutamente mettere a posto questa cassettiera, che appunto vi ho detto di Ikea, dovrebbe essere la Malm. In questi primi due cassetti tengo scarpe estive e tipo scarpe più piccole e basse, tipo le Vans, ballerine, eccetera. Quindi andiamo prima a vedere questo cassetto qui delle scarpe estive. Terrò naturalmente tutte le scarpe qui, non è che vado a fare un cambio stagione e cose strane, però è proprio per togliere quelle che io non utilizzo più. Tra l'altro, se ancora non avete visto il video della mia collezione di scarpe, ve lo linko nella scheda info, perché ve le faccio vedere tutte indossate lì. Allora, il primo paio che tiro fuori sono queste qui, che sono dei sandali di ASOS, che vi ho taggato tantissime volte anche su 21 Buttons, ma purtroppo sono esaurite, e sono di quelli tipo fatti alla schiava, non so bene come si chiamino, però naturalmente le vado a tenere. Poi ho le mie amatissime e da voi odiatissime, perché non a tutti piacciono, le Birkenstock. Queste qui sono il modello Arizona, dovrebbe essere quelle con due fibbie e nero opaco, e appunto sono fatte così, io le adoro e naturalmente tengo anche queste. Poi ho un altro paio di sandaletti, questi qua abbastanza basici di ASOS, che hanno tutti questi fili. Questi sono molto indecisa se darle via o tenerle, ma penso che le darò via, perché hanno questa parte dell'elastico davvero troppo rigida per quanto riguarda il mio tipo di piede, almeno, cioè è troppo stretta, quindi le darò a qualcuno che magari saprà sfruttarle meglio. Poi ho quest'altro paio di sandaletti, che sono in realtà molto fini, molto, vedete, piccoline, hanno tutte queste stringhette, sono molto carine e sono nuove, quindi queste ancora dovrò usarle. Le mettiamo qua e poi le sistemiamo. Poi ho quest'altro paio di sandali, che sono di H&M, anche questi classici, però li darò via perché non riesco a sfruttarli tantissimo, e poi ho preso una taglia troppo grande, e quindi insomma li ho usati negli anni passati, ma per adesso passeranno a miglior vita. E ultimo paio aperte, no, non è vero, non sono l'ultimo paio aperto, è l'ultimo del cassetto, sono queste qua, che sono le puffy o le puffy, non so come si chiamino, della Winsor Smith. Sono quelle appunto fatte in questo modo, nere, vedete qua c'è il logo, le amo follemente, naturalmente le tengo. Adesso vado a rimettere a posto il cassetto e poi vi faccio vedere naturalmente alla fine, quando avremo messo tutto a posto, come sarà avvenuto. Poi passiamo all'altro cassetto, che ecco, neanche si apre, quindi immaginiamo, dove appunto tengo le scarpe un po' più basse e quelle che comunque uso la maggior parte dei giorni, però ne devo togliere alcune, già lo so. Allora, prime che tiro fuori sono le Vans, queste qui classiche, Authentic penso si chiamino, nere, tranquillissime, di cui avevo fatto il DIY per attaccare tutte queste borchiette, che sono passati tantissimi anni, quindi naturalmente si sono tolte, ma queste sono state le prime scarpe che ho comprato a Londra, quando sono andata nel 2012 forse, quindi ci hanno davvero tantissimi anni. Troppo bene sono ridotte e naturalmente le tengo proprio a occhi chiusi. Poi abbiamo le Converse, anche queste nere, sono il modello classico, anche queste teniamo. Poi ho queste qui, che sono le Air Max bianche. Queste qui purtroppo non le utilizzo affatto, perché non mi piacciono come mi stanno al piede, come fanno la figura, quindi sicuramente le andrò a dare a qualcuno. Per qualcuno intendo mia cugina, parenti, amici, perché abbiamo lo stesso numero, quindi è molto più semplice. Poi ho le Converse, queste qui però sono bordeaux, sempre alte, le adoro follemente, sapete perché? Anche mi ricordano tantissimo Las Divinas del mondo di Patti, perché usavano queste, e quindi insomma le adoro. Altro paio di Vans, queste qui però sono lo stesso modello di prima, ma tutte bianche.
anche, e anche queste naturalmente le vado a tenere, anche se dovrei sfruttarle un po' di più. Poi abbiamo un paio di ballerine, queste qui erano di H&M, cioè proprio un modello super flat, come vedete, di quelle che si portano in borsetta, quindi le tengo perché quando metto i tacchi, quelle poche volte, ma funzionano sempre tenerle. E poi ho queste qui che sono le Espadrillas, le ho prese da OVS, le ho usate tantissimo, però adesso le do via perché tra virgolette non rispecchiano più il mio modo di vestire attuale, quindi insomma cercherò di farle sfruttare a qualcun altro. Passiamo a questo sotto, che naturalmente non si apre neanche questo, ma se avete visto il video delle scarpe saprete che insomma ne ho un bel po' anche in realtà nell'armadio, quindi dopo andiamo a vedere anche lì, e quindi le tengo un po' in maniera caotica. Comunque qui abbiamo un altro paio di Vans, però queste qui sono le slip-on, come vedete super usate, sono super sporche, dovrei assolutamente lavarle, vedete sono proprio usuratissime queste qua, addirittura forse dovrei comprare un altro paio. Queste le ho comprate sempre a Londra, però in un altro viaggio, però le tengo perché sono stracomode. Poi ho le Converse, queste qui basse borchiate che ho preso da Maltese, vedete qui c'è l'etichettina, che è un sito che le personalizza, insomma ci mette tutte le borchie fighissime, e naturalmente le tengo perché le adoro proprio follemente. Poi prendo quest'altro Converse che vi piace tantissimo, vi è piaciuta tantissimo quando ve l'ho fatta vedere, ma non so più dove potete prenderla perché l'avevo presa su eBay un sacco di tempo fa, ed è quella con la platform tutta degradé con varie sfumature di grigio, bianca, calacci neri, e naturalmente la tengo anche se non so dov'è l'altro paio, ma lo troveremo strada facendo. Poi ho le Rush Run della Nike, queste qui naturalmente le tengo perché le utilizzo sia per fare sport in palestra, o comunque stanno bene anche sotto un outfit sportivo, quindi ci stanno. Diciamo che questo è il cassetto delle sneakers maggiormente. Poi abbiamo un altro paio di Vans che però voglio dare via perché non riesco a sfruttare, da un peccato. Queste qui le avevo pagate tra l'altro pochissimo all'outlet, tipo 30 euro, quindi neanche insomma mi piange il cuore più di tanto. Poi abbiamo questo tronchetto stivaletto di ASOS che amo da morire, quindi sicuramente lo andrò a tenere. Anche di questo non trovo l'altra scarpa, ma si troverà. Poi abbiamo questo, un altro paio di scarpe che io ho desiderato tantissimo, e sono le Super Color dell'Adidas. Queste qui sono molto 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 indecisa se darle via o tenerle, perché comunque sono scarpe che adoro, cioè mi piacciono davvero tantissimo, però non riesco quasi mai ad utilizzarle ed è un peccato, quindi li metto qua per terra ed è un nì, però staremo a vedere alla fine. Poi ho queste qua che sono le Warage che ho preso in America, nere e rosse, naturalmente le tengo perché amo le Warage e amo questi colori insieme, anche se non li utilizzo molto spesso. Poi ho qui le mie amatissime Converse, sempre alte nere, però con la platform, che in realtà dovrei ricomprare perché si sono tutte rotte qua dietro, non so se riuscite a vedere, c'è proprio un buco, vedete si è proprio staccata la stoffa, però comunque per ora le tengo perché le adoro, non so più dove appoggiare scarpe. Poi ho queste qua che avevo preso da Terranova, si legge, qualche tempo fa, che sono di queste qua sempre con la platform, però non le utilizzo più, quindi sicuramente le darò via. Idem con queste strafamose, le blazer della Nike, strafamose soprattutto perché all'inizio li indossava sempre Zayn, non so se vi ricordate, io le avevo prese principalmente per quello, anche il colore. Ripensandoci, se avessi preso un colore diverso sicuramente adesso le avrei potute mettere, ma per ora direi anche no, quindi le do via. Ha super malincuore queste, davvero super. Ultimo paio che trovo qua dentro sono questi sandaletti che io ho preso a Madrid l'anno scorso. Sono molto carini, ma sono molto scomodi perché hanno questa platform enorme e tipo ci camminate malissimo. Li darò via perché comunque ho altri sandaletti che sfrutto di più, sinceramente avere cose che occupano spazio e non usarle mi rende proprio triste, quindi spero qualcun altro potrà indossarle e sfruttarle di più, quindi andiamo a rimettere queste qua sopra. Altro cassettino, stiamo scendendo sempre più ai piani bassi, c'è un po' di roba in realtà anche qui, però passiamo già a cose un po' più invernali, tra cui ho ritrovato lo stivaletto dell'altra scarpiera, cioè dell'altro ripiano,
quindi lo vado a mettere con la sua matchy. Qui abbiamo le mie amatissime Stan Smith Rose Gold Bold, questo modello si chiama perché anche questa la platform, sono un po' fissata ma le adoro, anche se adesso che comincio a fare un po' più freschetto le userò di meno, ma le amo follemente, quindi proprio senza ombra di dubbio le tengo, anche perché sono, credo, le ultime sneakers che ho comprato ultimamente, quindi proprio nuovissime. Poi c'è l'altra Converse, che anche questa la vado a rimettere qua nel cassetto insieme all'altra. Poi abbiamo queste qua, che sono le Creepers con la zeppa, però non sono originali queste qua, ma le avevo prese da eBay. Le usate tantissimo, ma penso proprio che passeranno a miglior vita, perché appunto non riesco a sfruttarle, quindi preferisco o le utilizzi qualcun altro a questo punto. Poi ho questi stivaletti di H&M che adoro follemente, perché sono di quella lunghezza che potete metterli con qualsiasi cosa. Tra l'altro hanno ancora il cartellino e quindi anche queste dovrò iniziare a sfruttare e mettermele, quindi indubbiamente le tengo. Poi ho le Dr. Martens, queste qui fatte a scarponcino. Essendo che ho scarpe tutte nere non si vedono mai, ve le devo far vedere così alla luce. Sono comodissime nonostante tutto, quindi proprio le tengo senza pensarci due volte. Poi abbiamo queste scarpe qua, che sono sempre delle simili sneakers, però sono di quelle sempre slip on, hanno qua tutti questi diamantini, sono nere, wow che novità. Le tengo perché comunque le ho prese quest'anno verso primavera e devo ancora sfruttarle per bene. Poi troviamo queste qui che sono di Quantiglo, sono quelle con sempre la platform, che vanno tanto di moda, sono andate tanto di moda, nere di vellutino, le uso tantissimo e le tengo. Poi qui ho una marea di lacci che metterò da un'altra parte magari. E poi, udite udite, guardate cosa sono rimaste, le mie amate Dr. Martens. Queste qui sono quelle bordeaux, la versione classica, non quella che io ho nera, che tra l'altro dovrei prenderla perché ce l'ho nella scarpiera di là. Le adoro, però essendo che mi messo sempre di nero, insomma, utilizzo molto più quelle nere, però naturalmente le tengo. E quindi andiamo a rimettere a posto anche questo cassettino. Qui penso che abbiamo ancora più stivaletti perché ho tipo una fissa. E iniziamo con questi qua, che sono di ASOS, li avevo presi tanto tempo fa, però non mi piacciono come la punta perché è troppo larga e ho preso anche di questi una misura troppo grande, quindi sicuramente li do via. Poi ho talmente tanti stivaletti nuovi che non avrebbe senso. Poi ho quest'altro invece di stivaletto a punta che adoro perché ha tutte queste, vedete, decorazioni qua sulla punta, sono bellissimi, e questi qui sono di H&M, li terrò per il resto della mia vita perché, come dico sempre io, fanno molto fashion blogger e quindi mi casano da morire. Poi abbiamo queste qui che sono le Creepers della Tuque, queste qui sono invece originali rispetto a quelle che vi avevo fatto vedere prima, naturalmente le tengo perché anche queste le ho prese questa primavera ed è adesso che comincia a far freschetto, le posso mettere perché sono comunque belle pesantine. Poi troviamo queste qui che sono le Creepers Fenty di Rihanna, colore pazzesco, anche queste adesso che comincia a far freschetto le comincerò ad utilizzare perché d'estate proprio non ho potuto metterle e non vedo l'ora, naturalmente le tengo perché per quanto le ho pagate vi posso assicurare che davvero non le butterò mai. Poi abbiamo un paio di Saucony, sapete che sono fissata con le Saucony, le adoro, sono stracomode, ci si guida anche bene, quindi ottimo. E io ne ho due paia, uno grigio e rosa e uno così, di questo acquamarina e nero. Le tengo entrambe, anche se l'altra non la vedete ma l'ho utilizzata quindi ce l'ho fuori. Poi qui abbiamo questo tronchetto di Bata che ho preso tantissimi anni fa, però lo adoro perché comunque è buono, di un'ottima qualità, insomma sicuramente lo terrò. E invece un altro tronchetto che ho nell'armadio lo darò via perché preferisco tenere questo. E poi abbiamo queste che sono stivali di quelli lunghi lunghi fino al ginocchio che avevo comprato tantissimi anni fa, adesso sicuramente mi staranno meglio, sono bassi con questo tacchetto dorato e li ho presi sempre su ASOS, però non mi ricordo che marca siano in particolare, ma sicuramente li terrò. Ultimo cassettone che dovrebbe contenere un po' tutte quelle che sono le scarpe col tacco. Per farvi vedere questi mi sono messa seduta, quindi se sentite l'audio un po' più basso è per quello. Prendiamo il primo paio che sono queste zeppe
scarpe bordeaux che avevo preso da Primark, anche queste tantissimi anni fa, però non le uso, quindi le do via. Poi abbiamo questo qui che è un sandaletto con il tacco ed è bellissimo, questo qui lo uso tantissimo, quindi lo tengo, solo che l'altro sta là dietro, quindi poi lo prenderò dopo. Poi ho queste décolleté nere, che sono tipo di vellutino anche queste, un po' sporchine, ma sul velluto non si toglie nulla. Con tutta questa parte piena di glitter, compreso anche il tacco, come vedete si sono un po' rovinate, però le tengo per qualsiasi occasione perché una scarpa nera così va sempre bene. Ne avevo prese anche queste, mi pare da Bata, insomma uno di questi negozi qua. Poi ho le mie amatissime Jeffrey, queste qui sono le Jeffrey Campbell, non ricordo come si chiama questo modello, penso Vachon, una roba simile, pure le Sharina, non lo so. Comunque sono fighissime, naturalmente le tengo. Poi ho queste qua verdi, sempre col plateau, il tacco, questo penso sia un taccone bello alto, di prima donna. Queste qui le do via perché non riesco proprio ad utilizzarle, le avevo prese per una festa perché avevo un vestito di un colore simile, quindi ci stava, però adesso proprio non saprei come metterle. Poi qui ci stanno le solette belle. Poi abbiamo queste qui che sono le Jeffrey Campbell, le Lita, penso le conosciate un po' tutte, quelle col taccone di legno. Questo è il modello sempre opaco, naturalmente le tengo, anche se devo essere onesta non riesco a sfruttarle tantissimo, però sicuramente d'inverno, adesso insomma vedremo. E poi un altro paio di Jeffrey Campbell, queste qui sono un modello che ho voluto tantissimo, non riuscivo a trovarle perché vedete hanno questa platform molto particolare, fatta comunque a carro armato, con un bel tacco largo fatto a stivaletto, però le amo follemente e profondamente, quindi anche queste naturalmente le tengo. E adesso cerchiamo di mettere tutto in ordine, alcune scarpe poi dovrò inserirle dopo. Allora, ho tirato fuori le scarpe che avevo nell'armadio, quindi iniziamo a declatterare anche quelle. Naturalmente non vi faccio vedere come stavano nell'armadio perché è un casino. Allora, primo paio abbiamo questo stivaletto qua che avevo preso da un negozio cinese, tipo una delle poche, con tutte le borchiette, l'ho usate fino allo sfinimento. In realtà queste qua faranno parte della sezione ni perché non so ancora bene. Poi abbiamo queste babbucce che in realtà sono delle pantofoline, però volevo troppo farvele vedere perché io le adoro. Le ho prese da Primark a Milano e sono bellissime, quindi le tengo. Poi ho questo paio di sandaletti che ho comprato molto recentemente da Bershka. Sono sempre un modello simile a quelle delle Winsor Smith, però militare. Questo colore bellissimo, sempre in tipo vellutino e hanno questa catena e naturalmente le tengo. Poi ho queste qua che vi ho fatto vedere appunto nella collezione delle scarpe, sono sempre fatte a slip-on, però le do via perché sono impossibili da mettere, proprio praticamente impossibili. Continuando con le scarpette, qui abbiamo questa qui che vi ho fatto vedere recentemente in un video haul perché l'ho presa da ASOS, bellissima, naturalmente la vado a tenere. Idem sempre di ASOS c'è questo stivaletto che sapete vi ho fatto una testa tanta per cercarlo, ci ho messo una vita, ma adesso ne ho comprato un paio nuovo e di una qualità molto 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 superiore, e quindi queste le andrò sicuramente a regalare a qualcuno. Poi ho queste ciabatte, come potete vedere riportano la scritta Mermaid, prese sempre da ASOS. L'unica cosa è che ho preso un numero troppo piccolo, quindi mi stanno piccole e devo per forza darle via, anche se mi brucia davvero tantissimo. Anche quest'altro paio di ciabattine le ho prese sempre da ASOS, queste qui le utilizzo tranquillamente per stare a casa, anche se questa parte come vedete è tutta mezza sganganata, però per stare a casa le tengo. Sempre ASOS ho preso questo stivaletto che ho da poco, devo appunto ancora utilizzarlo per l'inverno, quindi sicuramente lo tengo perché l'ho cercato tantissimo. Poi ho queste qui di Igo che mi avete bocciato tutto nello scorso video haul, ma io continuo ad amarle infinitamente e naturalmente le terrò. Poi c'è questo paio di stivaletti che, come vi dicevo prima, ha sostituito quell'altro di ASOS. Questo qui è del marchio Unlace ed ha tutte queste fibbie, sono bellissimi
È super comodissimi, adesso per l'inverno saranno una mano santa. Naturalmente li terrò e li metterò tantissimo. Poi ho queste qui ancora in scatolate. Anche queste ve le ho fatte vedere in un video haul. Non sono piaciute a tutte, però dai, più o meno sono molto carine. Ricordano molto le Valentino, le Rox mi pare si chiamino. Le metterò sicuramente nella scarpiera per occasioni un po' particolari. Questo qui è l'altro tronchetto che vi dicevo prima, che ho preso da una pagina di Facebook. E onestamente non mi piace tantissimo perché ha il tacco troppo largo e quindi tengo l'altro, quello di Bata, che appunto è di un materiale molto molto migliore, e queste le do via. Poi abbiamo queste scarpe meravigliose che ho messo ai Face Awards di quest'anno, che sono di Bershka. Guardate che meraviglia, hanno tutto questo tacco e qua la fibbietta glitterosi, e naturalmente le tengo perché queste sono spaziali e vi dirò sono anche comodine perché hanno questo taccone largo e basso. Poi abbiamo queste qui di Quantiglo, che sono un modello abbastanza versatile per l'estate, mi ci sono trovata benissimo, quindi naturalmente le tengo. E ultimo stivaletto, abbiamo questo qui di Zara che ho preso con i saldi, l'ho pagato tipo 12 euro. Non vedo l'ora di metterle anche queste quest'inverno e naturalmente le tengo. Vi prometto che abbiamo quasi finito, mancano queste qui che sono le Warage nere, naturalmente le tengo. Poi ho le Dr. Martens che vi dicevo prima, queste qua nere, e le ho anche con la Double Platform, che però tengo da un'altra parte, naturalmente tengo entrambe. L'altro paio di Saucony, anche queste che vi dicevo prima, che tengo. E poi ho i miei amati UGG, questi qua color castagna, insomma i classici, naturalmente li vado a tenere.